Ugo Ball, regista teatrale, scrittore e filosofo tedesco, fonda il cabaret Voltaire nei locali dell'ex birreria Bayerei in un quartiere malfamato di Zurigo, al numero 1 di Spiegelgasse. Il 14 luglio viene eletto il primo di una serie di proclami dadaisti. L'Europa è sconvolta dalla Grande Guerra e in Svizzera confluiscono artisti e intellettuali di ogni nazione. I rumeni Tristan Tzara e Marcel Janco, l'alsaziano Hans Arp, i tedeschi Richard Hülsenbeck e Hans Richter. Negli stessi mesi, James Joyce, a Zurigo dal 1915, inizia a comporre l'Ulisse, mentre Vladimir Lenin sta scrivendo il suo libro L'imperialismo, fase suprema del capitalismo. Lenin e sua moglie, Nadezhda Krupskaya, abitano in un'unica stanza, presso la famiglia di un calzolaio, al numero 12 della Spiegelgasse. Molti testimoni assicurano di averlo visto giocare a scacchi con Tristan Tzara, al Caffè della Terrasse, luogo di ritrovo di molti esponenti delle avanguardie artistiche. Proprio al Caffè della Terrasse, in maniera del tutto casuale, nasce il termine Dada. Hans Arp ci dà un'ironica testimonianza di come accadde. Dichiaro che Tristan Tzara trovò la parola l'8 febbraio 1916 alle 6 di sera. Ero presente con i miei 12 figli quando Tzara pronunciò per la prima volta questa parola, che destò in noi un legittimo entusiasmo. Ciò accadeva al Caffè della Terrasse di Zurigo mentre portavo una brioche alla narice destra. Dada non significa nulla, è solo un suono prodotto dalla bocca. Questo è un estratto del manifesto Dada del 1918 che porta la firma di Tristan Tzara. Il dadaismo si sviluppa in diverse città. La prima è Zurigo. Al cabaret Voltaire si svolse la prima serata pubblica, il 14 luglio 1916. Durante la festa, Ugo Ball recitò il primo manifesto Dada. Nel 1918, Tzara, direttore della rivista Dada, lo riscrisse, apportando modifiche sostanziali. Nel 1917, Dada approda a Berlino. Il gruppo è riunito intorno alla rivista Der Dada e all'espressionismo della pittura di Georg Gross. Poi è la volta di Colonia, sempre nel 1917. I fondatori sono Hans Arp e Max Ernst. Di seguito, Hannover, fra le espressioni dadaiste più radicali, rappresentata da un solo artista, Kurt Schwitters. Nel 1916 Dada è anche a New York, intorno alle figure di Duchamp e Man Ray. Alfred Stieglitz, un pioniere della fotografia moderna, affitta uno studio, Galleria 291 sulla Fifth Avenue. Ha molto successo e diventa un punto di riferimento di molti artisti, soprattutto Dada, grazie anche alla sua rivista e da lui sempre diretta, Camera Work. Parigi è l'ultima città. Qui il movimento newyorkese e zurighese si unificarono. Nel 1920-21 il Dada parigino pubblica manifesti, organizza dimostrazioni, produce giornali. Le due edizioni finali di Dada, Le Cannibale e Literature, fu l'ultimo atto della storia dadaista. André Breton, legato a Literature, aderì al movimento e determinò la nascita del surrealismo. Dada, per la sua stessa natura, non poteva permettersi di essere prevedibile né musealizzato. Fu lo stesso Dada a uccidere Dada. Tristan Tzara scrisse: Dada dubita di tutto, Dada è tutto, diffidate di tutto, diffidate di Dada. Ma quali sono i propositi dei dadaisti? Gli esponenti dell'avanguardia rifiutano la società, il senso comune, vogliono negarne ogni valore, forma, significato tradizionale e predicano l'abbattimento di ogni movimento culturale del passato.
sono mossi da una furia nichilista che li porta a fare tabula rasa di tutte le regole su cui si era basata per secoli l'attività dell'artista. La parola ordine di Dada fu nihil. La negazione dadaista fu totale, assoluta, priva di mezzi termini, finalizzata a combattere tutti i valori e le convenzioni. Giunse a prevedere la rottura della cultura borghese e dei suoi canoni estetici, la rottura di tutte le regole. Il dadaismo negò l'opera d'arte e il suo antico valore culturale, contestandone il principio di unicità. Da allora l'opera d'arte divenne gesto e processo. Le tecniche utilizzate dai dadaisti furono ready-made, ready-made rettificato e fotomontaggio. È possibile riscontrare tra dadaisti e futuristi dei punti comuni e delle diversità. I punti in comune fra le due avanguardie sono da riscontrarsi nell'intento dissacratorio e la ricerca di meccanismi nuovi del fare arte. C'è inoltre l'uso dei manifesti, quale momento di dichiarazione di intenti. Fra le diversità riscontriamo un atteggiamento diverso proprio nei confronti della guerra. I futuristi nella loro posizione interventista sono favorevoli alla guerra, mentre ne sono del tutto contrari i dadaisti. Questa diversa impostazione conduce ad una facile, anche se non proprio esatta, valutazione per cui il futurismo è un movimento di destra, mentre il dadaismo è di sinistra. Marcel Duchamp, nato nel 1888, può essere considerato il padre dell'idea moderna di arte, il primo a credere fermamente che arte sia ciò che l'artista reputa arte e nient'altro. I suoi ready-made hanno fatto ciò che nemmeno i futuristi erano riusciti a fare, tabula rasa, sollecitando una riflessione linguistica e formale dell'opera d'arte. Il ready-made, infatti, è un'opera che rompe con tutte le consuetudini del fare artistico tradizionale. In riferimento alla sua opera Fontana del 1917 e firmata Richard Mutt, oggi valutata intorno ai 3 milioni e mezzo di euro, sostiene: non è importante se Mr. Mutt abbia fatto Fontana con le sue mani o no. Egli l'ha scelta. Egli ha preso un articolo ordinario della vita di ogni giorno, lo ha collocato in modo tale che il suo significato d'uso è scomparso sotto un nuovo titolo e il nuovo punto di vista. Ha creato un nuovo modo di pensare quell'oggetto. Si tratta di un oggetto pronto fatto, già creato, un oggetto qualsiasi, che assume statuto artistico nel momento in cui il suo creatore lo sceglie, lo decontestualizza, se ne assume la sua responsabilità estetica. Con L'Hoche del 1919, un ready-made rettificato, oggi in una collezione privata di New York, l'operazione di Duchamp era oggettivamente troppo eversiva per quei tempi. All'artista piaceva giocare con i suoni e le parole, proprio come fece con quest'opera. Non volle sfregiare un capolavoro, quello di Leonardo. Il suo fu solo un atto di protesta, di sacratoria, contro il concetto sacrale dell'opera d'arte, finalizzato a contestare la venerazione che le viene attribuita passivamente dal pubblico. Il testo fu suggerito dall'artista e collega Picabia. Opere come Fontana hanno profondamente cambiato il mondo della storia dell'arte. Ancora oggi l'opera lascia il pubblico disorientato. Difficilmente un urinatoio potrà sollecitare gli stessi sentimenti di un quadro tradizionale. Duchamp non aspirò mai ad essere bravo alla maniera di Leonardo. Rivendicò competenze completamente diverse. Riteneva che le opere fossero prima di tutto espressioni del suo pensiero.